Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come ho realizzato questo album in versione decisamente natalizia. E diciamo che non vi spiegherò come realizzare la struttura e come montare l'album, in quanto questo album è praticamente identico ad uno che ho già realizzato e di cui ho spiegato nel dettaglio come farlo, cioè questo qui. L'album Around the World. Praticamente, se volete vedere come realizzare la struttura, come realizzare l'album e come farlo perfettamente, basterà che guardiate questo video e non avrete più problemi. Diciamo che la mia idea era praticamente farvi vedere come, allestendo due album identici come struttura, possa venire fuori un qualcosa di completamente diverso. Questo chiaramente può venire comodo perché a volte sapete benissimo il tempo che ci vuole per fare un album, quindi ogni tanto non è male magari realizzare il doppio della struttura di un album e poi utilizzando delle carte scrap completamente diverse, particolari diversi, allestimenti diversi, si possono fare due cose bellissime che non sembrano essere la stessa struttura. Quindi nel video di oggi praticamente vi farò vedere come è venuto questo album in versione natalizia e magari mi soffermerò un po' di più sui materiali che ho utilizzato, cosa che magari a volte non faccio perché comincio a montare il tutto e non spiego molto bene. Allora, innanzitutto in questo caso ho utilizzato due album di stamperia, e cioè Winter Woods, questo. Il primo album che ho utilizzato e poi ho utilizzato anche Christmas Time, quest'altro album. Praticamente cosa ho fatto? Di tutti e due gli album ho preso delle parti, delle pagine che mi interessavano e le ho utilizzate per comporre il mio album. Allora, nella copertina vedete che, allora vi faccio subito vedere, ho utilizzato questo nastro, che è un nastro che avevo in casa. Per chiuderlo, ho utilizzato le carte dei due album che vi ho detto. Questi sono dei particolari che ho ritagliato dall'album Christmas Time, che ho montato su cartoncino in modo da dargli un certo spessore e ho poi incollato sulla copertina. Questi particolari sono in rilievo perché praticamente non ho fatto nient'altro che ritagliare dall'album. Poi con questo strumento che serve proprio per, diciamo, imbutire la carta, gli ho dato una tridimensionalità e poi li ho incollati. Questo è un abbellimento in legno di stamperia che ho prima pitturato con un acrilico metallizzato dorato, sempre di stamperia, e poi ho colorato con degli acrilici, vedete le foglioline e il rosso. E anche qui ho attaccato la carta che avevo ritagliato e imbutito e poi ho finito la decorazione con questi particolari che sono i classici particolari che si utilizzano quando si fanno i lavoretti di Natale. Esattamente sono queste cose qua che ho tagliato e poi ho attaccato sulla mia copertina. Allora, un'altra cosa, questo particolare, questa è della semplice carta che ho praticamente imbutito con queste cartelle per l'embossing, una cartella con le stelle di Natale, mentre la stella di Natale l'ho realizzata con questa fustella. Ora, mentre per quanto riguarda diciamo questa imbutitura della carta, obiettivamente se non si ha la strumentazione, se non si hanno gli strumenti giusti è difficile da fare, ma ciò non toglie che anche una semplice carta scrap di questi due album che sono bellissimi, scontornati con il solito tampone vintage foto, sarebbe rimasto bello comunque. Per quanto riguarda invece le stelle di Natale, se non avete la fustella e la Big Shot,
si può tranquillamente disegnare e ritagliare. Se non siete così capaci a disegnare, non c'è problema. Cercate il disegno della stella di Natale sul computer, ve la stampate, vi fate la forma, ve la ricopiate sulla carta e potete utilizzarla per avere esattamente questo effetto. Perché io non ho fatto nient'altro che fustellare della carta, pitturarla sempre con questo acrilico metallizzato di stamperia, nello specifico questo, ve lo faccio vedere, che è bellissimo. Dopodiché con questo attrezzo, anche qui ho imbuttito i fiori in modo da renderli, vedete, più tridimensionali, sporcati con un tampone rosso nei bordi e incollato. All'interno non ho fatto nient'altro che mettere della colla e mettere delle perline dorate, niente di che. Invece l'ultimo particolare della copertina, diverso diciamo dalla carta, è questo nastro che ho utilizzato in questa zona qui, che non è nient'altro che un nastro, questo, che ho comprato l'anno scorso durante i saldi, non ricordo dove, perché, ma se state guardando il video immagino siate un po' come me, ogni volta che entro in un negozio cerco di guardare se c'è qualcosa che può servire per fare i miei lavori. Se poi ci sono i saldi è una rovina, perché mi sento autorizzata a fare man bassa e quindi a comprare qualsiasi cosa. E questo è uno dei miei acquisti che avevo comprato non sapendo cosa fare, però in questo caso mi è venuto utile per realizzare la copertina del mio album. Vediamo l'interno. Allora, l'interno, come vi ho detto, è stato realizzato con i due album stamperia. L'unico particolare che ho aggiunto, vedete per esempio in questo caso, sia qui in questo particolare che qua sotto questi tag, ho utilizzato questa stoffa in rete dorata, che è quella sempre che si utilizza per fare i vari lavoretti di Natale. Ne ho tagliati dei pezzi e l'ho usata per decorare, per dare un pochino più di movimento alla mia carta. L'interno è rimasto in questo modo. Ho attaccato in questo modo dei tag per dare la possibilità di incastrare le foto. Qui, anche qui, ho messo la mia stoffina dorata sotto l'uccellino che ho ritagliato. Qua ci sono i miei portafoto che ho decorato con la carta, dove ho fatto un mix tra i due album. Qui ho messo dei tag, vedete, sulla mia striscia, e anche qua sopra il solito posto per incastrare la foto. Il tutto chiuso con le calamite. Da quest'altra parte ho una tasca dove si possono inserire le foto. Qui apriamo il nostro album. Abbiamo, vedete, una tasca qui. Questi, sempre ritagliati dagli album, sono dei supporti sui quali si possono incollare le foto, che riponiamo qui, così. Da questa parte sempre la mia stoffina dorata con un tag dove poter scrivere. Ho creato, diciamo, una continuità con la carta dell'album in questa parte. E qui abbiamo di nuovo il nostro posto per le foto, chiuso con la calamita. Qui ho invece attaccato del pizzo fornito da mia mamma, che mi ha regalato dei pizzi bellissimi che utilizzo nei miei album a seconda delle necessità. E qui abbiamo di nuovo una tasca dove ho inserito ulteriori tag, dove si possono inserire le foto, ritagliati sempre direttamente dagli album. La parte dietro della mia copertina l'ho realizzata in questo modo, utilizzando questa parte della carta dove c'era l'albero di Natale, perché mi piaceva proprio utilizzarla per la copertina. E in questo caso la chiusura ho deciso di farla in questo modo,
con questo nastro che gira da tutte e due le parti e poi si fa il fiocco qui così. E questo è la mia versione natalizia di questo album che avevo già realizzato nella versione da viaggio Around the World. E queste, vedete, sono le versioni diverse dei due album. Se vi fa piacere, lasciatemi un commento, così saprò se i video che faccio sono di vostro gradimento, oppure se avete domande o qualche dubbio, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E come vi chiedo sempre, se il video vi è piaciuto e non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, così mi aiuterete a farlo crescere. E non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!